Bella balordi, qui Titan, siamo ritornati per fare la reaction del nuovo pezzo di Riccardo Rosario. Nuovo, l'unico pezzo uscito 4 giorni fa, si intitola Mi dissocio, fatto quasi 50k, vabbè comunque accettabile, nel senso, accettabile, il pezzo farà cagare, però comunque le visual ci stanno. Iniziamo. Già dopo 6 secondi mi sta sul cazzo perché c'è la sua foto con scritto Mi dissocio che sembra incollata nel video con PowerPoint 2010, va bene? Andiamo avanti. Ancora proprio 2010, type beat bruttissimo. Il type beat più basic e brutto che abbia mai sentito. Ancora PowerPoint. Senti che flow, raga, oh! Dissocio da te, mi dissocio da me, mi dissocio da tutto, sai perché? Riccardo Rosario, PowerPoint poi 2005. Riccardo Rosario, ma chi cazzo ha fatto sto video? Videomaker fallito, chi cazzo sei? La sua canzone non, vabbè, lasciamo stare. Sto effettino sulla voce che fa cagare. Che era smesso di stare di moda 10 anni fa. Le vignette. Te ne vai, te ne vai. Sì. Non funziona così, non funziona così. Divertente. Mi avete screditato, ma adesso sono tornato. Best rima. Alle vostre offese non mi abbasso. E tutto il resto? Sì. Riccardo Rosario. E tutto il re. Tutto il resto cosa? Ma chi vuol dire la rima, cazzo? Tutto il resto cosa? Lascia la bombetta in sovraimpressione, ma. Tutto il resto cosa? Cioè, niente, non fai niente, no, ho capito. Scusami, Riccardo, non ho capito. Spiegamelo, grazie. Sono Riccardo Rosario. Vignette con PowerPoint. Ok, ripetiamo il suo nome all'infinito, va bene. Mille vignette, mille fettini inutili, brutti, stupidi, obsoleti, anacronistici. Ah sì, beh, spara a me alla fine, giusto per far vedere che autoironia, ma in realtà non ce l'ha. Ok, scusate un attimo, chiudiamo qui. Pareri. Pareri, allora, la canzone, vabbè, no, non penso ci sia bisogno di commentarla, fa cagare, non, ha chiuso forse due rime e anche mediocri, anzi mediocri di merda. Il beat ovviamente è un type beat che fa cagare perché è basic al massimo e lui ci sta di merda sopra. La scrittura, cioè di che cazzo stiamo parlando, ha ripetuto praticamente il suo nome e ha sparato due cose in più, niente di che. Il video, lo sfondo è anche carino, tutto nero, cioè ok, ci può anche stare, ma vignettine, che scriveva le cose, poi fatte con PowerPoint dal 2006 al 2010, siamo nel 2020, cioè. Quindi, cioè alla fine, il pezzo è una merda, il beat è una merda, è mixato di merda. Il video, già detto che fa cagare, appunto. Cioè, il videomaker, tu sei un fallito. Nel senso, non so quanto ha pagato lui per. Spero che il videomaker sia un suo amico e gli ha fatto quel video lì nel tempo libero, 10-15 minuti, giusto per dargli contenuto. Perché se veramente hai pagato per una cosa del genere, sei una oltre che essere un idiota, un fallito e un truffatore, sei anche un ritardato. Quindi, semplice, vai. Questa era la reaction di Titan. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!